Bella a tutti ragazzi, benvenuti con una nuova parte di Mario Sonic e Giochi Olimpici, parte numero 4. Nella questa parte abbiamo fatto il circuito Giove, a questa parte facciamo un attimo, sistemare il tablet. Ok, abbiamo fatto Giove, adesso si fa il Saturno. E adesso tocca a Narcos. Guarda che sarà diverso perché di solito noi nelle prime parti c'erano 8 computer, come avrete notato. Però guarda adesso siamo in 4, non siamo più in 8. Quindi ragazzi, quando facciamo gli ultimi due circuiti dei classi principianti e altro, ci sono loro. Allora, io accetto la sfida o non accetto? Ora no, accetto. Benissimo. Speriamo che non si scaricano mentre gioco. Vabbè, dovevo giocare a ping pong. O come loro, tennis tavolo. Ma ragazzi, chiamo ping pong, perché appunto quello è il nome adatto per lo sport. Ci va. Mi spiace, ma io sono bravo a giocare a tennis. Ho fatto pure il corso. E te fai pena. Dai, che l'ho presa. Ok, che cavolo. 3-0 per Fornì. Fa compagnia! Voleva solamente fare colpo duro, cioè colpi forti. Beh, staremo a vedere chi vince. Però lei mi sembra scarsa. Secondo me arriverà ultima. Vuoi scommetterci? Va bene, non l'ho presa, perché appunto ragazzi, come sapete se voi prendete a volo la palla a ping pong non vale il punto, non vale. Quindi ho fatto bene a non prendere la bolla, altrimenti punta Blaze. Ah! Ok, punto. Siete a 0, adesso cerchiamo di arrivare a 11. Anche se nelle vere regole si dovrebbe arrivare a 21. E poi si dovrebbe fare 5 battute a testa, non 2. Vabbè, che cosa faccio? Stiamo su Mario Sonic. Ai Giochi Olimpici, quindi le cose non sono vere in realtà. Bene, con una palla forte faccio il punto. Me ne mancano solo due e faccio un bellissimo bellissima partita. 10-0, ci manca un punto. Match point per Knuckles. Fai schifo. Bene, già ho messo 4 minuti per fare la mia partita. Vito ragazzi, quando vedete che un personaggio piccolo, significa che ha perso contro quello che ha perso prima. Quindi ragazzi, in breve, Peach è andata terza e Blaze ultima. Ora siamo contro Bowser. Bowser, il cattivo di Mario. Siccome di vincere. Anche se non lo vedo molto cercare Bowser a ping pong. Sembra che sia la prima volta che lo vedo giocare. Beh, sembra, non è che è davvero.
Cioè, l'ho visto giocare quando ero piccolo. Poi rigiocando non ho più visto che c'era Fipong. 2-0, facciamo come ha fatto Blaze. Vabbè, se Milagrass è troppo grosso, quindi Milagrass è che non riesce a prendere una vita palina. Vado a out! E io che è stato proprio da bollo. 5-0, non so io come si dice. Fai un altro? Così te ne do un altro anch'io. Ci sto mettendo di meno fare questa partita arrivata prima. Vabbè, siamo nella classe principianti, Milagrass che loro sono cessi. Ok, andiamo nelle classe ancora out, così, classe esperti. Sarà un po' difficile, ma riuscirò a vincere sto mini torneo. Perché appunto se avessero fatto test tavolo a 8 giocatori c'era un grosso torneo da fare, cioè 3 partite. Invece hanno voluto fare con 4 personaggi. Che volete farci? Fanno fatica a fare delle misere partite con 8 giocatori. Vabbè, allora si è già vinto. 6 minuti per fare ping pong. Ok, primo. Volete vedere un po'? Visto che me l'è arrivata ultima. Ecco qua, ragazzi, i 9 punti. Se voi arrivate primi, avrete 10 punti. Se arrivate secondi, avrete 6 punti. E se arrivate terzi, 3 punti. L'ultimo, 0. Quelle case sono. Bene. Emblema ping pong, infatti, è quello che dico io. Vinci 11 su 0 nei singoli di test tavolo, ping pong. Si chiama ping pong. E non rompere. Facciamo subito quella cosa e accetto. Ti hanno capito che sono scariche. Ah, timing giusto. Guarda ragazzi, credo che sia sport acquatici 4 per 100 metri, significa che useremo 4 personaggi. Andiamo un po' chi è il prossimo, che non l'ho visto io. Ah, bene, tocca a Teros. Quando stiamo in calma quando nuota. E poi ragazzi sono primo per un sacco. Dai! Muoviti! Ah, c'è adesso, devo fare così. Io ti preferisco fare sta cosa senza un choke, perché è molto semplice. E poi così ci riuscite anche voi senza un choke. Cavolo, ho boiato. Oh, c'è Daisy. Facile libero. Ciao, Wario. Vediamo se riesco a superare il record. Lo supero come? Perché comunque ragazzi la linea rossa sarebbe il record, se voi la superate fate il record. Non ricordo il mondiale. Ecco qua ragazzi, io sono 8.30 e Peach ha superato Bowser. Sì, ho capito. Ragazzi, questo è un Chuck, perché gli ragazzi mi
Mi sono abituato a stare in un show con lo schermo. Guarda. Che fai? Non te lo so, no. Dai, attaccala! Dai, vai una cosa! Ah no, si arriva a 15? Ok, ho vinto! Ora ne ho poco che sono. Sono contro Peach, Blessed è di nuovo ultima. Ma no, Peach, sei orribile. Madonna santa. Mancato. A te, Vito. Cacchio. Vieni qui. Oh, fate viva! Cacchio! Non attacchi meno di merda! Te ferma ti... I piccola... Le spada... Lo sai dove? Ho vinto! I lost! Ha detto, che ne so io che ha detto? Ho vinto, yeah. Vabbè, guarda un po', vediamo un po'. Ok, Bowser è un terzo, da secondo al terzo. Che schifo, non si rotta Bowser. Ma perché... Tocchi le tette. Ecco qua ragazzi, ho ricevuto un trofeo bellissimo. Ora guarda un po'. Un nuovo circuito. Allora ragazzi, appunto il nuovo circuito appare quando voi fate il circuito Saturno. Quindi ragazzi, non è obbligatorio fare i primi tre circuiti. Io l'ho fatto per avere i trofei, perché appunto voglio almeno avere tutti i trofei. Quindi ho fatto i primi tre. Vabbè, a parte questo, se voi hanno sbloccato il circuito chiaro di luna. E in più? Hanno sbloccato 3920 per fare il circuito, ovviamente. 4% metri staffetta, shawl singolo e atletica sogno. Che li faremo nella prossima parte, ragazzi. Perché appunto questa parte finisce qui. Nella prossima parte faremo il circuito Saturno. E appunto faremo i primi 3 nuovi eventi. Alla prossima, ciao!